Cari amici, buonasera e ben ritrovati all'interno di Mi Presento, Sono Donna. Anche in questi giorni di festività in cui spesso ci si mette davanti a determinate situazioni familiari un po' più appesantite, in cui bisogna gestire determinate emozioni, incontri con parenti, amici, per una donna che vive in stato di sottomissione psicologica dal quale non riesce ad emergere, o comunque in situazioni agghiaccianti, deliranti, di tristezza. Accompagnati spesso da denigrazione verbale, ma anche da violenza fisica, in cui c'è una violenza assistita dei minori in casa, sono giorni molto pesanti. È per questo che noi, attraverso la ricerca e le testimonianze, cerchiamo di raccontare la storia di chi è riuscito ad emergere da determinate situazioni che avrebbero potuto essere molto più forti e, perché no, diventare morte. Oggi con noi abbiamo Alessandra. Alessandra nasce in una città della Liguria, ci racconta la sua storia, una storia fatta di grande amore passionale, ma anche di grande controllo, che ad un tratto sfocia anche in una considerevole violenza fisica, piccoli episodi che la portano a intraprendere un cammino nuovo, relazionale e affettivo. Alessandra ce la farà, ma ascoltiamo la sua storia, perché dietro sottili dettagli potrebbe esserci anche lo spunto per la vita di alcune di voi all'ascolto. Ben ritrovata, anzi ben trovata, Alessandra, e buonasera. Buonasera, Jackie. Alessandra ha una vita familiare relativamente tranquilla, normale. Tu vai a scuola da ragazzina, giochi con i tuoi compagni, nascono anche i primi amori. Esatto. Nascono i primi amori, incontro questo ragazzo più grande di me e diventa il mio primo grande amore. Il mio primo amore, il primo amore non si scorda mai, a quanto Tu pare. avevi quanti anni? 13-14 anni. E lui? Lui 18. I tuoi genitori all'inizio ostacolano questa infatuazione perché, Esatto. insomma, lui è più grande di te, già maggiorenne, e quindi per te resta un po' un sogno nel cassetto. Sì, lo definirei proprio così, un amore probabilmente idealizzato, il grande Il grande amore, tu però chiudi quel cassetto amore. della tua vita. E continui a galoppare, a correre verso tutta una serie di cose, anche lavorative, perché Alessandra lavora in un'azienda familiare molto proficua, che le richiede tanto tempo, ma anche tanta creatività, e parallelamente a tutto questo, alle sue storie, fin quando poi arriva, molto giovane direi, ad un matrimonio. Sono sposata giovane e felice di farlo, innamorata di mio marito e inizia la mia vita, la mia nuova vita matrimoniale con l'idea di crearmi la mia famiglia. Passano gli anni, piccoli problemi, fino a quando poi mi rendo conto che comunque non provavo più per mio marito quello che era l'amore iniziale. Entrano in gioco tutta una serie di fattori, compreso il fatto che insomma voi vi sposaste anche molto giovani, Sì. e quindi diciamo ci fu una fetta, quella che io chiamo un po' una fetta mancante, no? Io sono una tendenzialmente favorevole al matrimonio già da più adulti, però insomma ci sono anche matrimoni che nascono tra i banchi di scuola, amori che nascono tra i banchi di scuola e continuano. Non è stato il vostro caso, una serie di incomprensioni, e dopo un tot di anni di matrimonio, quanti anni? 7 anni. 7 anni di matrimonio, il 7 è una data insomma, importante per parecchia gente, vi lasciate direi quasi cordialmente. Con tristezza, logicamente, Certo. anche con dolore, perché la fine di un matrimonio, comunque, in ogni caso, sia per chi lascia, sia per chi è lasciato, che poi ci si arriva sempre insieme ai percorsi, è comunque un dolore. Però non è mai stato un matrimonio violento, anzi, è stato un matrimonio di grande rispetto. Sì, senza dubbio un matrimonio equilibrato, forse fin troppo, pochi litigi. Quello che dicevo io era legge in casa, per cui molti, quando hanno saputo che il mio matrimonio era finito, mi hanno detto: un uomo così non lo troverai più. Però l'amore. Non si può comandare. No. Questo primo aspetto, che tra l'altro è anche gradevole ed è anche una testimonianza, insomma, che ci sono matrimoni sereni che poi invece vanno anche avanti,
È un modo per, insomma, raccontare proprio la diversità delle storie e dell'approccio anche ai sentimenti da parte di una stessa persona, perché logicamente il nostro modo di amare cambia e varia in base a chi ci troviamo di fronte. È proprio vera quella frase in cui si dice che tu ti trovi di fronte colui che stimoli, quindi se stimoli la parte peggiore di una persona avrai di fronte un demone, se stimoli la parte migliore avrai di fronte un angelo. È verissimo ed è una cosa secondo me sulla quale dobbiamo lavorare parecchio un po' tutti, no? In tutto questo però tu, insomma, cerchi di rifarti una vita e perché no anche una vita affettiva da lì a poco. Un Esatto. giorno incontri qualcuno che avevi riposto nel cassetto. Esatto, ritrovo il mio primo grande amore. Mi sembrava un sogno, irreale. È stato subito, ci siamo ritrovati, inizialmente ci siamo trovati sul social, avevamo contatti sporadici e poi decidiamo di incontrarci. Tu mi dicesti, ci fu però una parte di me che mi tratteneva dall'instaurare un rapporto così molto, insomma, fragile, leggero, molto leggero direi, con lui, che mi impediva di andare oltre, ecco per intenderci, no? Una voce dentro di me che mi faceva un po' bloccare. Sì, vero. Ecco, e questa voce cosa ti diceva? Di lasciar stare, che comunque sarebbe stato un tornado nella mia vita e l'avrebbe stravolta. Amo le sfide, mettiamola così. Non sei l'unica, talvolta il cuore galoppa più velocemente della ragione, e quando è così da un lato è meraviglioso e non ce ne dobbiamo fare una colpa, dall'altro diventa un problema perché logicamente ci sono delle difficoltà maggiori. Però tu lasci parlare la parte romantica, quella che da un lato ti fa tornare anche ragazzina, no? Quindi Esatto. a rivivere col fiato in gola determinate cose. Alessandra sta concludendo un matrimonio comunque pesante, dove c'è anche dentro tanta rabbia, tanta tristezza, e quindi ha voglia di sentirsi un po' più leggera. Inizi una relazione con questa persona. Lo incontri per la prima volta dove, quando? Su per giù. Per non essere troppo, insomma, specifici, però comunque lo vedi in Liguria. Sì, lui non viveva in Liguria, lui vicino, qualche chilometro di distanza, mi raggiunge. Premetto, i primi tempi mi faceva sentire realmente una principessa, molto presente, tramite messaggi, telefonate, tutto questo mi faceva sentire avvolta su un piedistallo, comunque sia la donna importante. E quindi decido di incontrarlo. Lui mi raggiunge, è stato come 15 anni prima, e un grande amore, subito intesa, sembrava veramente la realizzazione di un sogno a tutti gli effetti. Praticamente ritrovaste voi due bambini diventati adulti. Esatto, ognuno con la propria esperienza, cresciuti, con la voglia di costruirsi un futuro comunque assieme. E così abbiamo iniziato questa relazione estremamente travolgente, fino a quando non mi chiede di trasferirmi da lui. C'è un passaggio però precedente, tu mi dicesti, lui mi faceva sentire sempre al centro dell'attenzione, col tempo le telefonate e i messaggi arrivavano anche la notte, io ero compiaciuta di tutto questo, perché comunque l'attenzione di uno dei partner verso l'altro è sinonimo di innamoramento, di coinvolgimento e quindi, tu ritieni che tutto questo, in una fase di innamoramento è anche normale e che possa essere sempre normale, però ad un tratto ti accorgi invece che questo diventa un po', questo modo di fare diventa un po' pesante perché tu dovevi cominciare a dare spiegazioni su ogni cosa stessi facendo. Piuttosto morboso, non andava più bene niente di quello che era della mia vita, nel senso il caffè con l'amica piuttosto che la passeggiata con mia madre, o pur non facendo nulla di male, no? Io potevo capire che la distanza per lui poteva essere una difficoltà, però gli ho sempre dato prove del mio amore e della mia presenza nella sua vita.
E invece tutto quello che per me era normale nella mia vita, quindi andare a lavorare, incontrarmi con gli amici, ad un tratto non era più così normale, dovevo dare continue, continue giustificazioni. E tu davi giustificazioni e continuavi a farlo? Oppure col tempo evitasti di fare le cose che a lui potevano dispiacere? Sentendomi responsabile del suo malessere, io iniziavo a smettere di farle. Quindi limitavo tutto quello che per me era normale, pur di evitare discussioni a mio avviso inutili. Anche perché continuavo a sentirmi accusata che sbagliavo, non dovevo comportarmi in quella maniera, che lui in fondo era distante, faceva a casa lavoro. Io facevo la stessa cosa. Solo che mi permettevo un caffè, niente di più. E Certo. in più si era aggiunto anche il discorso che lui voleva che io mi trasferissi. Ecco, quando ti chiese la prima volta tutto questo, ricordiamo che Alessandra aveva un'attività lavorativa ben avviata nel luogo in cui viveva, lui invece viveva in un'altra città, quindi lavorava anche lì, e la richiesta da parte sua fu quella di seguire lui, di lasciare il tuo lavoro e seguirlo. Questo è arrivato dopo pochi mesi. Quasi dopo 2 o 3 mesi, che oltretutto a me era sembrato anche esagerato, no? Dopo così poco tempo, perché a mio avviso le cose si possono fare anche con calma, senza necessariamente correre. Poi comunque il lavoro per me era fondamentale, un pezzo di vita alla quale non rinunciavo così volentieri e Facilmente. facilmente. Per cui ho chiesto tempo. Ho chiesto, essendo che si era in stagione, perché era estate, avevo chiesto il tempo tecnico di organizzarmi, che comunque avevo messo in chiaro fin da subito che non avrei mollato completamente il mio lavoro, ma la mia intenzione era sì di trasferirmi da lui, ma con la libertà e l'elasticità di poter tornare a casa un paio di volte alla settimana per gestire determinate cose della vita lavorativa. Insomma, con delle scuse ti riporta al fatto che la tua scelta sta rovinando questo rapporto. Sì. Le telefonate diventano pesanti e tu ti rendi conto che dall'altra parte non hai più un uomo, insomma, innamorato, hai un uomo scocciato, un uomo che tende a denigrarti, a non valorizzarti più e a controllarti. Io vorrei approfondire questo aspetto del controllo, perché praticamente questo amore si trasforma in una sorta di possessione e controllo. Totale. Un controllo totale. Mi ricordo un piccolo aneddoto. Io all'epoca vivevo a casa dei miei, era un periodo in cui ero veramente stanca e dormivo, mi sono addormentata. Mia madre vedeva il cellulare che suonava ogni 2 per 3, aveva il silenzioso e non mi aveva svegliato perché voleva che mi riposassi. Mi sono svegliata, ho ritrovato tipo 10 chiamate, un sacco di messaggi. In quanto tempo? Oh, un paio d'ore. E quello era proprio, era assillante, arrivavano chiamate a qualsiasi ora del giorno, della notte. Questo controllo completo e io che mi sentivo sempre in colpa. Costantemente in colpa perché temevo che qualunque cosa io facessi potesse Creare causare, problemi. creare problemi. E l'ultimo dei miei desideri era quello di creare problemi in questa storia che sognavo da quando ero ragazzina, comunque. Certo, lui era più geloso in riferimento agli altri uomini o alla tua vita in generale? Beh, gli altri uomini in primis, ma senza dubbio anche la mia vita, cioè proprio la mia vita sociale. Il fatto che io avessi delle amiche e amici, indistintamente, era proprio un problema di mia vita. Il fatto che probabilmente avessi anche l'indipendenza economica, che avessi una vita come per me è normale avere. E sì, era un problema per lui. Ad un certo punto però cosa accade? Accadono due episodi particolari. Uno che per effetto delle continue telefonate, ma anche di litigi frequenti e molto forti, tu un giorno, aiutata da un'amica, decidi di
tra virgolette, farlo un po' riflettere. Sì. E quindi ti neghi al telefono per un paio di giorni, per quanti giorni? Ma è stato un episodio di 2 o 3 giorni. Questa mia amica, anche lei preoccupata e straziata da come mi vedeva, perché quello che doveva essere la gioia invece si stava trasformando per me nel delirio più totale, nella tristezza assoluta, decide di prendere questo telefono, quel mio telefonino. In modo tale da evitarci i contatti, perché io oltretutto avevo una sorta di dipendenza da questo uomo. Cioè, alla fine anch'io rispondevo sempre al telefono per essere sempre controllata da lui. E di conseguenza è nata quindi questa cosa. Per 2 o 3 giorni mi sono negata al telefono, quindi sono state un susseguirsi di telefonate, ovviamente a vuoto, un numero sproporzionato, e lui Andò fuori di testa. andrò fuori di testa. C'è una cosa che mi piace chiederti. Questo controllo ossessivo, col tempo non ha più, alcuna caratteristica della dolcezza, dimentica ciò che è la dolcezza, l'attenzione, le parole belle e anche i discorsi che voi facevate non erano più improntati sulla costruzione di un rapporto a due da lì a un immediato futuro, da lì a poco comunque, ma semplicemente sul denigrare continuamente il tuo modo di essere, il tuo approccio alla storia. E via via demolire tutte quelle che erano anche le tue convinzioni su questa storia, finché tu non comprendessi se lui voleva continuare a stare con te o se semplicemente amava soltanto danneggiare la tua indipendenza, continuare ad essere possessivo. Tu prima però del discorso dei 3 giorni sul quale torniamo, un giorno, come tutte le donne quando cominciano ad avere un po', diciamo, quelle sensazioni che hanno, perché la natura gliel'ha date, decidi di fare una improvvisata. E Esatto, sì. Senza quindi cosa fai? dire niente a nessuno, prendo, parto e lo raggiungo nella città in cui vive e lo attendo sotto casa che terminasse di lavorare. Faccio nel frattempo un giro e vedo la casa fuori tutto a posto, poi ripasso dopo 5 minuti, invece vedo della roba stesa. La cosa ovviamente mi aveva lasciato un po' perplessa. Ora, avevo dato la giustificazione che la zia ogni tanto andava a dare una mano in casa e poteva essere, però non mi tornava molto. In ogni caso, prima della fine del suo turno di lavoro, lo chiamo e gli dico che ero in città e che lo stavo aspettando per un caffè. Ho sentito dall'altra parte il gelo e il silenzio più totale. Ci siamo incontrati, abbiamo preso un caffè. E lui era molto agitato, continuava a ricevere telefonate alle quali non rispondeva. E ovviamente è stato un incontro in cui tutto e niente, nel senso che non si è giunti a una conclusione. Io da mio ero contenta perché avevo preso l'iniziativa, la libera iniziativa, senza chiedere il permesso di poterlo Raggiungere. raggiungere. E lì finisce, ovvio che. Lui però mi dici ti rimanda via in malo modo, ti dice che era stato inutile vederlo, non ti dà alcuna spiegazione in riferimento ai movimenti che tu vedevi dentro casa quando lui non c'era e ti invita a ritornare a fare anche più di 2 ore di macchina da sola. Come ti sentivi rientrando a casa? Ribadisco, mi sono sentita da un lato libera perché avevo preso una libera scelta, per cui a prescindere poi dal risultato. Perché tu prima chiedevi il permesso a lui su ogni cosa da fare? Negli ultimi tempi il poter salire, andare a casa, raggiungerlo a casa sua, gli ultimi tempi da quando doveva essere una cosa normale e anzi dovevo essere ben accetta. Capitava che i programmi cambiavano all'ultimo, per lui non era la stessa, cioè anche se non salivo era la stessa cosa, o comunque poi mi richiamava e diceva ma sali, insomma,
In ogni caso, sì, il benestare, l'ultimo benestare doveva essere il suo, senza dubbio. Negli ultimi tempi lo sentivi molto agitata. Un giorno si verifica qualcosa, dopo tutte queste situazioni di, appunto, di controllo, che tra l'altro tu ricordi ancora con fatica, perché il cervello, come abbiamo detto, incontrandoci spesso per aiutarci, dimentica, no? Quindi man mano che Alessandra parlava con me ricordava alcuni episodi, ma c'è un punto focale sul quale noi ci concentriamo ed è quello con cui poi raccontiamo velocemente il suo dopo e ci salutiamo. Un giorno Alessandra, mentre passeggiava, si sente controllata e si rende conto poi da lì a poco che effettivamente lui la faceva controllare. È in seguito a questo che decidi poi, ad altre cose, per 3 giorni di non rispondere al telefono. E torniamo a quel punto centrale, a metà che abbiamo lasciato. Per 3 giorni non rispondi più al telefono, vuoi, speri che lui rifletta sulla vostra situazione, ma anche sui suoi atteggiamenti, che non ti fanno più sentire amata, ma soltanto una donna vittima in continuazione di un controllo malsano, di un'autorità appunto non adeguata, malsana, e lui ha una brusca reazione. Dopo questi Esatto. 3 giorni te lo ritrovi sotto casa. Io in realtà speravo che lui riflettesse su e avesse paura di perdermi, ma la paura di perdermi costruttiva, nel senso che accettasse le mie decisioni e potessimo continuare e continuare a costruire quello che era la nostra storia in modo sano. Pura illusione, perché lui si è presentato, c'è stata una discussione Ti ha e... invitato ad entrare in casa tua? Sì, siamo entrati in casa, c'è stata la discussione, ovviamente continue domande e continue spiegazioni del motivo per il quale io per 3 giorni fossi sparita e poi la sua paura è sfociata totalmente in rabbia. Quello fu il primo gesto di violenza fisica, che non fu soltanto uno schiaffo, fu una vera e propria aggressione. Sì. In quel momento tu, mentre stavi ricevendo tutto quel dolore, però hai avuto una forza incredibile, perché fu lì che decidesti di interrompere ogni relazione con questo uomo. Stavo rendendo conto che quello che doveva essere la mia storia perfetta, il mio grande amore, si stava trasformando in un incubo, dal quale dovevo uscirne velocemente per riprendere in mano la mia vita, anche con il lutto di un amore così grande, però dovevo farcela, ritrovare la mia forza, ritrovare la sicurezza in me, ma soprattutto la libertà della mia vita. Lo cacciasti via dopo che ti alzò le mani. Sì. Lui provò a cercare Alessandra per altri giorni ancora, anche Anche le mensi. mesi. Fu difficile per te non guardarlo più, non uscire più con lui, non vederlo. Non è stata una decisione semplice, ma senza dubbio dovuta a me stessa. La distanza in questo caso li ha aiutati ad allontanarsi e ad evitare che si ripetessero bruschi episodi di violenza fisica. Alessandra, da un lato, è una donna forte e coraggiosa, perché al primo grande gesto di violenza pone fine definitivamente a questa storia tormentata, e da lì riparte per un percorso suo personale che oggi la vede una donna felice e dal punto di vista affettivo molto realizzata. Altro Cosa ti senti di dire a chi ci sta ascoltando e a chi magari sta vivendo una relazione sentimentale, anche se da poco tempo, che ha le caratteristiche di quella che hai vissuto tu qualche anno fa? giustificate poco, poche giustificazioni. L'uomo se vi ama vi rispetta, rispetta la vostra vita, rispetta le vostre decisioni e quello che siete. A 360 gradi, l'amore è altro, l'amore è libertà, non è oppressione. E quindi, anche se può sembrare difficile porre fine una relazione, per quanto amore da parte vostra ci può essere, noi donne veniamo sempre prima di tutto. Bene, io ringrazio Alessandra di essere stata con noi. Questo è un invito però a darci una mano, ad avere il coraggio di raccontare le vostre testimonianze, e vi aspetto a paoliberatutti@gmail.com oppure al 338 97 73 327 per insomma, chiamarci e raccontare le vostre storie, o quantomeno insomma,
parlare un po' della vostra storia, delle vostre situazioni familiari, domestiche, là dove sono molto gravi. Vi aiuteremo insieme a trovare sempre delle vie d'uscita. Intanto grazie ad Alessandra, su Imperia TV vi aspetto martedì prossimo per quanto riguarda la testimonianza, sempre alle 21, ma il nostro appuntamento non finisce qui perché tra poco parleremo di rinascita, di benessere, di come riprendere in mano la propria vita innamorandosi di se stessi, prima di tutto con Tiberio Farage. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi mi piacerebbe parlare di fiducia. La fiducia è un patto che noi facciamo con noi stessi e anche con il mondo. Dipende spesso da quello che abbiamo imparato dalle esperienze precedenti, ancora una volta in primis dalla nostra famiglia di provenienza e poi da tutto quello che abbiamo potuto sperimentare durante la nostra crescita a scuola e ovunque. Quanto noi siamo disposti ad anticipare su questo tema? Che tipo di bandiera portiamo nel mondo? Quanto le nostre sopracciglia sono testimonianti qualcosa che ci aspettiamo o non ci aspettiamo dagli altri. Quello sarà quello, ciò che raccoglieremo. La fiducia che noi siamo disposti a mettere in scena darà il polso di quanto siamo disposti a raccogliere in futuro da quello che seminiamo. Perché anche se la qualità di quello che seminiamo è altissima, non sempre il raccolto va a buon fine. Proprio come chi lavora con la terra sa benissimo, ci sono tanti imprevisti che possono far sì che il raccolto sia ricco oppure sia insufficiente o addirittura inesistente, come in certi casi. La nostra fiducia in noi stessi, negli altri e nelle circostanze, deriva spesso da qualcosa che non diremmo mai, deriva da quanto noi ci sentiamo colpevoli riguardo quello che abbiamo fatto o non fatto durante la nostra vita. È un meccanismo un po' contorto che lavora nell'inconscio e ci convince che se io non ho fatto delle cose che sono un granché, se noi non possiamo andare fieri di quello che abbiamo fatto, se noi abbiamo tradito, se noi non siamo stati all'altezza della fiducia degli altri perché non siamo stati capaci di realizzare cose che fossero in linea con quanto di più elevato avremmo potuto creare. Il meccanismo che ne consegue, che è una specie di virus che va a installarsi nella nostra mente, è: se io non posso fidarmi neanche di me stesso, se io so che gli altri non dovrebbero fidarsi di me, se io so che la loro fiducia non è meritata, come posso fidarmi di quello che faccio? Come posso produrre delle cose di cui gli altri dovrebbero o potrebbero fidarsi? Quindi, tanto più noi ci sentiamo innocenti, tanto più quello che faremo sarà degno di fiducia. Ovvero, indipendentemente da quello che abbiamo fatto o non fatto, sarebbe grandioso se noi riuscissimo a superare quello che non abbiamo fatto, quello che non abbiamo detto, quello che non abbiamo, che non siamo riusciti a facilitare nella vita di chi incontriamo e anche nella nostra, darà il senso a quanto noi possiamo fidarci degli altri e a quanto e di quanto gli altri possano fidarsi di noi. Quindi, se io raggiungo un buon rapporto con la fiducia che ho in me stesso,
sarà più facile portare nel mondo questa fiducia e ampliarla e condividerla con gli altri. Non è un problema da poco, perché tutto quello che accadrà intorno a noi sarà misurato e approvato da quanta fiducia io sono disposto a mettere in scena preventivamente. Ovvero, tanto più io mi fido, tanto più accadranno delle cose che mi testimonieranno che la mia fiducia è ben riposta. Lo so che molti di voi diranno che non è vero, perché la loro esperienza o la vostra esperienza magari ha prodotto più occasioni che hanno creato o portato delusione più di quanto non sia stato il successo nelle occasioni in cui vi siete fidati tanto di qualcuno. Potrebbe anche essere vero, ma se questo è accaduto, vi garantisco che alla base, inconscia molto probabilmente, ma anche no, perché moltissime persone dopo un fallimento non hanno o non fanno fatica ad ammettere: io me lo sentivo, io non mi ero mai fidato totalmente di questa persona, c'era qualcosa che non mi piaceva, e, c'era qualcosa in lei o in lui che non mi tornava. E quindi questo testimonierebbe che non è solo un discorso inconscio, ma anche avvertito a livello di sensazioni, che spesso sottovalutiamo. Molto spesso noi abbiamo la sensazione che quella persona a cui stiamo dando le chiavi della nostra vita in certe occasioni non merita tutta questa fiducia, e poi i risultati ci confermeranno che è così. Adesso un esercizio che vi proporrei di fare è scoprire di che cosa vi sentite colpevoli. Abbiamo detto che c'è un nesso molto importante, molto profondo, tra sensi di colpa e sensazioni di non innocenza e la mancanza di fiducia. La mancanza di fiducia negli altri, in noi e nelle circostanze che andremo a vivere. Tanto più ci sentiremo colpevoli, tanto più una parte della nostra mente attirerà occasioni in cui saremo puniti. Se non ci sentiamo innocenti, una parte di noi, che vi ho detto tante volte ha il potere di creare quello che accadrà nella nostra vita, una parte di noi andrà a selezionare situazioni che non ci piaceranno per niente, perché avranno a che vedere con una sorta di espiazione che noi crediamo di meritare. Quindi tanto più siamo o ci sentiamo innocenti, tanto meno attireremo situazioni che serviranno a farci pagare qualcosa, un prezzo che noi riteniamo giusto ci sia richiesto. Quindi anche questo è un punto estremamente topico, dobbiamo vederlo. Quindi vi chiedo di fare una lista di tutto quello che vi fa sentire colpevole, qualcosa che potreste anche trovare molto, ma molto lontano nel tempo, un episodio che è accaduto magari a scuola quando eravamo piccoli, una cosa che abbiamo omesso, qualcosa che non abbiamo detto e che poi si è verificato diventare basilare per un episodio che poi ne è conseguito, un gesto anche involontario che ha provocato del male a qualcuno, fisico o morale che sia, tutto quello che ci fa sentire colpevoli. È interessantissimo riuscire a farlo, trovare questi punti, e sarebbe grande riuscire a perdonarci. Parleremo ancora del perdono, perché non è mai abbastanza riuscire a capire quanto anche in quelle occasioni noi abbiamo fatto il meglio che potevamo, come abbiamo detto in altre occasioni, il meglio che potevamo tenendo conto di come ci sentivamo, dell'età che avevamo, di quelle che erano le circostanze, di quello che sapevamo, di quella che era la forza a cui potevamo fare riferimento in quel periodo.
tutto quello che è accaduto sempre è il meglio che potevamo fare. Questa è la chiave che permette di aprire quelle serrature arrugginite che ci vedono colpevoli di qualcosa che secondo noi avremmo fatto o non fatto, detto o non detto. Da quel momento, una volta che avreste fatto una lista di questo tipo e che che riusciate a cambiare idea riguardo questi argomenti, la vostra vita, lo scenario della vostra vita cambierà totalmente, perché entrerete in un mondo altro dove finalmente vi fidate di voi e di quello che fate, quindi la qualità dei vostri interventi, di quello che porterete nel mondo sarà elevata, le persone che riceveranno quello che voi avete da dare, quello che voi portate, saranno contente, estasiate delle vostre attenzioni e di quanto portate nella vita di tutti gli altri. Darete l'esempio che fidandosi degli altri ci si può confrontare con qualcosa che porta altri risultati, e vi garantisco che la vita vi confermerà che ci si può fidare. Vi racconto un episodio che mi è accaduto in Sicilia. Una volta ero appunto in una banca siciliana, avevo dovuto lasciare fuori, e noi in Svizzera non abbiamo questo tipo di filtri fuori dalle banche, ma in Italia ci sono queste cassettine dove mettiamo oggetti metallici e quant'altro per passare il metal detector, suppongo che ci permette poi di entrare in banca. Avevo chiuso la mia cassettina, sono entrato in questa banca, che era una banca enorme, c'erano almeno 70-80 persone che aspettavano il loro turno, e continuavano ad entrare clienti nuovi, e ognuno che entrava in banca diceva che c'era una cassetta di sicurezza fuori, aperta, e con delle cose dentro, e tutti chiedevano di chi fosse questa cassetta. Io ero tranquillissimo, avevo la mia chiave in mano, e continuavano a entrare persone, e tutte dicevano c'è una cassetta aperta, e ne sono entrate almeno 20 che dicevano questa cosa. E a un certo punto un cassiere si è stufato e ha detto: portatemi questi oggetti, in modo che se poi qualcuno li reclama glieli do, almeno non finisce questa storia. E che cosa vedo? Io vedo passare una persona con tutte le mie cose. Vi garantisco che avevo un sacco di cose, c'erano due iPhone, perché ho due telefoni, uno per i clienti svizzeri e uno per i clienti italiani, e portafogli, franchi svizzeri, euro, chiavi, veramente c'era un valore, una Mont Blanc, c'era un valore di tipo 5-6 mila euro. E io ho detto: ma quelle sono le mie cose. Ok, questo è per raccontarvi che in Sicilia almeno 20 persone entravano e dicevano c'è una cassetta vuota, nessuno è venuto in mente di portar via qualcosa, e questo perché il mio rapporto con la fiducia è totale. Quello che io insegno, ho scritto anche un libro su questo tema, Credi in te, dove si parla di fiducia in tutte le salse e di quanto convenga avere fiducia e di quanto in realtà, quando le nostre esperienze comportano delle cattive esperienze riguardo al tema della fiducia, è perché non è vero che ci fidiamo, non è vero che ci siamo fidati e quindi i risultati non sono andati nel senso che volevamo. Dobbiamo guardare bene e capire che quella cosa che non ha funzionato è dipesa da noi. Grazie. Ben ritrovati all'interno di Wellness. Quest'oggi, per parlare di prevenzione, amore verso se stessi, quindi anche verso il proprio corpo, il volersi bene corpo-mente, abbiamo il piacere di ospitare con noi il dottore Antonio Casarico, specializzato in urologia e andrologia. Ben ritrovato. Grazie.
Quest'oggi parliamo principalmente del mondo maschile con lei in questo nostro primo appuntamento. Generalmente questo programma è improntato un po' più sul mondo femminile, invece è bello anche rendersi conto che talvolta è importante soffermarsi su alcune dinamiche che possono aiutare anche le donne che ci ascoltano, magari perché riescono a stare vicine al proprio compagno e quindi insieme percorrere determinate strade. La prima domanda, come diceva qualche giornalista su Rai 3 molto tempo fa, la domanda nasce spontanea. Io sì. Vorrei che lei ci definisse la differenza tra urologia ed andrologia. L'urologia è quella branca della medicina che si interessa dell'apparato urinario, che pensiamo ai reni, la vescica, che sono in comune fra gli uomini e le donne, e anche dell'apparato genitale maschile, che per ovvi motivi è diverso. Dall'altra parte, l'andrologia è estremamente affine all'urologia perché incentra la sua attenzione sull'apparato genitale prevalentemente sotto il profilo maschile e esamina, quindi possiamo dire la scienza del maschio, la scienza dell'uomo, dalla fase prenatale, dalla prima infanzia fino ad arrivare all'età più avanzata. È per questo che lei mi porta subito a un'altra domanda, e cioè: per volersi bene, quando dovrebbe cominciare già una prima forma di prevenzione nell'uomo? Beh, intanto dovrebbero cominciare a voler bene i genitori ai propri bambini. È ovvio che c'è una prima valutazione che viene fatta ormai dal pediatra al momento della nascita, che valuta le anomalie congenite più evidenti. Pensiamo alle anomalie dell'uretra, del canale che porta le urine all'esterno, o un mal posizionamento dei testicoli che non siano ancora discesi. Ma già durante l'infanzia ci sono vari problemi che i genitori devono poter valutare e portare all'attenzione del pediatra. Per esempio, molto banale, la fimosi, il fatto che il prepuzio, quel cappuccio di pelle che ricopre il glande del pene, sia ristretto e impedisca un adeguato scoprimento e quindi la pulizia e tutto quello, che ne consegue. Ma questo si scopre già più in una fase adolescenziale? No, già nell'infanzia, già nell'infanzia la fimosi può essere evidente. L'altro elemento fondamentale è la fase di maturazione puberale, è una fase delicatissima in cui da bambini ci trasformiamo in adulti, è una fascia di tempo che in genere va fra i 10 e i 15-16 anni in cui si assiste a questa trasformazione che è cruciale per la successiva salute sessuale genitale del maschio. Ecco, anche lì i genitori devono stare attenti. Certo, e tra l'altro quella è un'età fondamentale per molti aspetti, anche guardando, poi proiettando questo che è un ragazzino verso la vita futura, l'età adulta, perché comunque è l'età in cui si hanno anche le prime esperienze sessuali, e è vero anche che in un contesto di benessere corpo-mente, logicamente, se non si hanno determinate problematiche, saranno poi degli uomini anche più sereni con la propria sessualità e quindi anche con la propria compagna, no? È una assolutamente cosa molto importante. Qua purtroppo dobbiamo dire che siamo molto carenti noi come sistema, a cominciare dalla famiglia, alla scuola, l'ambiente che ci circonda. Perché c'è sempre ancora tanta inibizione di fronte a questo. Intanto c'è una grossa ignoranza. È incredibile quando noi facciamo dei programmi di educazione nelle scuole con studenti già in età più avanzata, intendo la scuola superiore, vedere quanto è grande la ignoranza degli elementi più semplici di quello che riguarda la maniera in cui noi funzioniamo. Della maniera in cui noi possiamo agire la nostra sessualità. E questo non viene neanche affrontato poi a livello scolastico, didattico, assolutamente. Ci sono grossissime resistenze, ma l'impatto è grosso.
se pensiamo semplicemente alla contraccezione, no? Che certo. È un dato fondamentale in modo da evitare le gravidanze indesiderate. Ecco, ad esempio, secondo lei a che età si dovrebbe cominciare a parlare di contraccezione all'interno delle scuole? Secondo me già dalla fine delle medie, dalle scuole medie, anche perché ormai l'età della sessualità agita, quindi i primi rapporti, si è abbassata notevolmente in tutti i paesi industrializzati, ma in Italia in particolare. Ecco, in riferimento a questo, affrontando poi un tema un po' più ampio per un attimo, sociale, le capita di avere pazienti molto più giovani rispetto ad un tempo? Sì, capita molto frequentemente, perché una volta la classe di età erano quelle dell'età adulta o del paziente anziano, dell'individuo anziano, ora abbiamo moltissimi giovani che soprattutto sotto il profilo andrologico o anche per le malattie a trasmissione sessuale vengono alla nostra attenzione. C'è un grosso problema che è legato anche all'ansia del vivere la sessualità. Le cose sono cambiate molto in questi ultimi decenni, si sono modificate, il ruolo femminile è cambiato, certo. È diventato è un po' anche meno passivo. Propositivo, e molte volte il maschio rimane negativamente condizionato da questo ruolo che percepisce come aggressivo, quindi paura, ansia da prestazione, certo. Sono tutte cose che creano dei gravi problemi nei nostri ragazzi. Questo però sempre per un tabù sociale, perché poi in un contesto di vita di coppia invece è bello sperimentare assieme la sessualità senza problemi di sorta, nel senso che è un momento così intimo e così insomma profondo che sarebbe bello viverlo con naturalezza, cosa che ancora oggi non accade, se non poi a livelli estremi che insomma sono anche molto discutibili. Però tutto questo effettivamente insieme a un approfondimento sulla prevenzione dovrebbe essere affrontato appunto in età scolastica. Tutto questo non accade purtroppo. È un discorso duplice. Informazione da una parte, perché bisogna sapere, certo. La macchina come fa, come funziona, certo. Come funziona, i rischi che ci possono essere, ma dall'altra anche un elemento formativo, educazionale, cioè l'educazione alla sessualità. Questa manca totalmente, manca nella famiglia, manca nella scuola, manca nella società. Gli esempi, certo. Che abbiamo sono solo quelli che arrivano da canali che non sono quelli corretti, vedi, certo. La pornografia. Certo, assolutamente. Ecco, farei un focus su questo termine, educazione alla sessualità, sia riferimento agli uomini, sia anche riferimento alle donne. Lei che cosa intende per educazione alla sessualità? Dal suo punto di vista, che cos'è l'educazione alla sessualità? Quindi, come dicevo prima, una volta dato gli elementi informativi, sapere come si funziona, dall'altro dare la possibilità sia ai maschi che alle femmine di gestire la propria attività sessuale in una maniera armonica. Quindi armonia è l'elemento fondamentale, che significa rispetto dell'altro, che significa questo è fondamentale anche nei primi rapporti sessuali, cioè quando si, comunque, esatto, quando si fanno le prime esperienze, quando si impara ad amarsi, ad avere rispetto anche per se stessi, quindi il concetto del sapersi donare, quindi anche sessualmente sperimentare poi tutta una serie di cose nuove senza rischiare. Assolutamente, soprattutto sapere rispettare l'altro. Il rapporto di coppia, che poi è quello che si stabilisce già a livello adolescenziale, quindi certo. Che poi si sostanzia successivamente, deve partire da questo elemento che è il riconoscere l'altro, il riuscire a condividere gli elementi della sessualità. Non dimentichiamoci che la sessualità è quanto di più potentemente legato alla sfera emozionale e psichica. Certo. Io dico sempre ai maschi che vedo, perché sono quelli che vedo prevalentemente,
l'erezione è un meccanismo che risponde a uno stimolo emozionale, che è lo stato eccitatorio. Certo. Senza di quello non possiamo averla. È più o meno come piangere senza avere... Cioè le lacrime, assolutamente. Senza avere certo. L'emozione che ti conduce al esatto. piano. Esatto, tra l'altro in riferimento a questo, insomma, è bello anche sottolineare che i rapporti di coppia, quelli insomma stabili, quelli che hanno una certa insomma, importanza, voglia di crescere, nei rapporti di coppia è fondamentale anche un'armonica sessualità, un crescere sessuale che sia anche armonico, perché la mancanza anche di affinità sessuale, quindi di rapporti intimi attraverso i quali comunque cresce anche l'amore, no? Impotenza, eccetera, è un po' il segno che qualcosa vacilla. Sì, se manca questo tipo di integrazione, per cui all'interno della coppia le dinamiche riescono a essere armoniche, come dicevo prima, abbiamo delle disfunzioni inevitabilmente. Il fatto di tenere presente le necessità, i desideri, le pulsioni, quindi certo. le cose, i fattori istintivi del proprio o della propria partner, è un elemento fondamentale, perché senza di quello abbiamo una sessualità che diventa agita in maniera assolutamente egoistica certo. da soli, certo, mentre invece certo. bisogna farlo insieme. È vero, perché siamo nati per amarci. Le faccio una domanda da donna, è molto più semplice forse per una donna andare da un ginecologo anche periodicamente per fare quelli che sono poi nella donna i controlli di routine, che insomma sappiamo sono tanto più frequenti e anche forse di più rispetto a quelli che insomma deve fare un uomo. Però non c'è la cultura di dire vado dall'urologo a fare un controllo, vado dall'andrologo a fare un controllo, ecco, e invece si dovrebbe fare, fa anche parte questo della prevenzione? Assolutamente vero, il maschio dal momento in cui supera la fase puberale, quindi abbandona il proprio pediatra, non viene più visto. Non esiste se non in casi estremamente gravi, cioè, quando ha difficoltà visto. Col partner, quando proprio non ce la fa più. Quando viene ricattato dalla compagna. Quindi solamente in casi estremi, ma di base anche un semplice banale controllo viene totalmente a mancare. Tant'è vero, le dico... Ecco, io mi permetta, sì. Dottor Casarico, questa è una cosa che secondo me dovremmo anche, sulla quale ci stiamo un attimo giocando per affrontare comunque degli argomenti importanti. Perché è vero che forse un uomo deve arrivare alla fase ultima quasi di un rapporto per decidere di andare a fare un controllo, che inevitabilmente poi insomma così crea qualche problema all'interno della vita relazionale di coppia. Ecco, non lo fate, nel senso cercate di arrivare parecchio prima già ai primi sintomi di quello che può essere poi un problema. Cioè, è normale. È un volersi bene fare dei controlli. Assolutamente, bisogna volersi bene. Il problema grosso è che proprio perché la sessualità, tutto quello che riguarda la nostra vita sessuale e la genitalità, quello che è legato all'apparato genitale, ha una risonanza emozionale negativa estremamente forte, che i maschi tendono a evitarlo, è il meccanismo di rimozione, viene esatto. chiamato in termini psicologici, per cui una cosa banale è il fatto che noi sappiamo statisticamente che i maschi che abbiano problemi della loro attività sessuale per quanto riguarda l'erezione arrivano all'attenzione del medico 2 anni e mezzo dopo che questi sono insorti. Se gli fa male la spalla, dopo 2 giorni vanno vero, dal medico. È vero, assolutamente. È un po' questo meccanismo del non si vede, nessuno lo sa. Alcune volte io dico, se noi avessimo subito davanti i segni dei danni del fumo, fumeremo tutti molto meno nessuno, no? Perché poi mettiamo la crema al viso, io sono la prima ad essere consapevole di questa cosa, mettiamo la crema al viso, la crema anticellulite, lo smalto alle unghie e poi magari fumiamo, perché non si vede quello che c'è. E invece è una presa di coscienza, anche una forma di cultura, di fare proprio la cultura del volersi bene, del rispettare noi stessi. Allora, noi diciamo come primo incontro
vorremmo un po' lanciare un messaggio e stiamo affrontando appunto questo tema della prevenzione. Una cosa che non abbiamo detto è che magari anche quando in un contesto di rapporto di coppia si decide di avere un bambino, sarebbe interessante che anche gli uomini facessero i loro esami per vedere quanto sono fertili, se sono fertili, perché non è scontato neanche questo. Talvolta ci sono coppie che per una vita cercano di avere figli che non arrivano, quindi gravidanze che non partono e poi magari, ecco, manca un controllo del genere. Sì, manca già a monte, perché se pensiamo uno dei problemi che dal punto di vista maschile può impattare più frequentemente con la fertilità è la presenza di un varicocele, sono le vene varicose a livello testicolare, che compare subito dopo la pubertà, quindi intorno ai 15-16 anni. Una E volta che è quando curabilissimo. assolutamente si tratta con un intervento chirurgico che consente comunque di correggerlo. Ovviamente se è fatto in epoca abbastanza giovanile ci consente di avere dei risultati Certo. ottimali. Se ci pensiamo a 40 anni, quando andiamo nei centri di procreazione assistita o affrontiamo il problema Certo. dell'infertilità di coppia, può Qualcosa cambia. cominciare a essere tardi. Assolutamente. E quindi allora, intanto per questo primo incontro, a cui ne seguiranno anche degli altri in modo più specifico e approfondito, cosa vogliamo insomma, dire ai nostri ascoltatori nel contesto di wellness? Il volersi bene corpo-mente passa anche attraverso delle visite specialistiche, perché no, con un bravo urologo, con un bravo andrologo. Ecco, il messaggio che vogliamo lasciare. Sì, cerchiamo come genitori di far sì che i nostri ragazzi siano valutati in epoca precoce. Una volta c'era almeno per i maschi la visita di leva, dove quantomeno le cose grossolane Venivano venivano fuori, fatte. ora non c'è più neanche quello. Quindi siamo noi che possiamo richiedere, insieme al nostro medico di famiglia, una valutazione, una prima valutazione. Cerchiamo di dare informazione e formazione, il primo elemento è la famiglia sicuramente, ma poi successivamente cerchiamo di non avere il timore di metterci in gioco, perché questo è il problema. Il fatto di mettersi in gioco, crea delle risonanze emozionali che sappiamo essere, Certo. problematiche, ma, andiamo a cercare l'aiuto migliore, perché questo lo possiamo dare e possiamo risolvere i problemi all'origine. Bene, grazie al professor, al dottor Antonio Casarico, specializzato in urologia ed andrologia, che avremo modo di incontrare nuovamente all'interno di Mi presento, sono donna in wellness, il benessere corpo-mente. Grazie. Grazie a lei. Gusto, al tempo stesso tradizione, in un ambiente molto chic. Andiamo a Imperia, dove c'è il ristorante I Cacciatori, il gusto della tradizione che si rinnova dal 1905. Buonasera, Enrico. Ciao Jackie, grazie per averci come ospiti anche questa sera nella tua splendida trasmissione. E ci piace riceverti in questa occasione nella nostra saletta di caccia, una storica saletta che è sempre stata, diciamo, un punto che contraddistingue il nostro locale, una saletta con i ricordi più belli di questi 110 anni di storia. Quindi abbiamo alle pareti i personaggi che sono venuti a trovarci e hanno lasciato un loro segno, da Peinè come Principe Rainieri, come Abby Lane, e poi artisti indimenticabili come Peinè, che aveva l'abitudine, la bellissima abitudine di lasciare sempre una vignetta dedicata al ristorante. E poi, cosa dire ancora, il bisnonno, i nonni con i ritratti appese alle pareti, che testimoniano comunque una bellissima storia di famiglia. Ed è per questo che teniamo moltissimo i nostri clienti come noi a questo ambiente. Questa sera ti presentiamo ai nostri splendidi tavoli
d'ulivo e una vellutata di trombette con spuncia corrente saltati in padella, olio extravergine, erbette aromatiche. È un piatto molto delicato ma con una bellissima personalità e ci fa piacere condividerlo con te. Grazie Enrico, come sempre un grande aplomb nel definire, nel raccontarci i tuoi piatti prelibati all'interno della tua bella location. Il prossimo appuntamento è per martedì prossimo, sempre su Imperia TV, a partire dalle ore 21. Non mancate, mi presento, sono Donna. To the